Ciao a tutti, in questo video voglio parlare della gestione del desiderio. Gestire i propri desideri è fondamentale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, fondamentalmente, e se vogliamo riuscire ad essere, a mantenere il giusto distacco del risultato. Perché una soluzione ai problemi esiste sempre. Talvolta non è una soluzione logica, ma è una soluzione analogica. E quindi, se noi non riusciamo a conquistare l'oggetto di desiderio, nonostante tutti i tentativi fatti, diciamo così, l'unico modo è gestire il desiderio stesso, imparare a gestirlo. Gestire il desiderio cosa vuol dire? Vuol dire andare a ricercare un'alimentazione emotiva proprio nella gestione del desiderio, il che significa provare piacere, provare emozioni nel domare il proprio desiderio, nel saperlo gestire, nel poterlo controllare, nel poterlo indirizzare. Questa è una chiave di volta molto importante perché altrimenti verremmo, come dire, se non riusciamo a cavalcare la tigre, verremmo cavalcati dalla tigre stessa. Se non riusciamo a governare il nostro desiderio saremmo sempre di più coinvolti anche su situazioni che magari in alcuni casi ci possono far soffrire, in alcuni casi ci possono anche stravolgere, addirittura non dico distruggere, ma rovinare un po' la nostra esistenza. Invece, se noi riusciamo a governare il nostro desiderio e a provare emozione nel domarlo, tra virgolette, nel saperlo indirizzare, potremmo anche avere un appagamento più duraturo rispetto, diciamo, rispetto alla conquista dell'oggetto di desiderio stesso, perché talvolta può capitare che una volta conquistato, magari poi l'oggetto di desiderio ci interessa di meno. Non è detto che capiti questo. Però potrebbe anche capitare, perché il desiderio comunque va sempre rinnovato. Infatti, in un rapporto di coppia, una cosa fondamentale è imparare a rinnovare il desiderio. Altrimenti, se il desiderio non si rinnova, si esaurisce. Il desiderio è un po' come se fosse una benzina. Quando questa benzina prende fuoco, dopo un po' si esaurisce, fondamentalmente. In un caso, se invece la benzina non prende fuoco, che significa non riusciamo a conquistare il nostro oggetto di desiderio, dobbiamo incendiare noi la benzina fondamentalmente. E possiamo incendiarla avendo anche a disposizione molte più risorse, avendo anche a disposizione, come dire, un quid in più di emotività da regalare, da donare alla nostra sfera emotiva. Quindi la capacità di domare il proprio desiderio può dare un piacere che alla lunga può essere sicuramente più duraturo, sicuramente più forte rispetto alla conquista dell'oggetto di desiderio stesso, perché è un atto d'amore che viene fatto verso se stessi, è un atto d'amore che ci consente di vivere meglio fondamentalmente e di diventare padroni della propria vita. Ecco, come diventare padroni della propria vita è un tema che affronterò venerdì 28 ottobre a Torino all'Educatore della Provvidenza alle 20:45 in corso 3013. Chi fosse interessato a partecipare a questo seminario a Torino può comunque contattarmi sempre al numero 333 15 11 703 e le info le troverà comunque nel box di questo video. Quindi gestire il proprio desiderio cosa significa? Significa acquisire un potenziale verso se stessi, significa produrre innamoramento verso se stessi, perché è come affrontare un demone interiore. Ecco, se vediamo il desiderio come un demone interiore che va affrontato, ecco, saluto Alessandra, se riusciamo ad affrontare il nostro demone interiore e a non lasciare che questo demone ci distrugga, non lasciare che questo demone ci annienti, potremmo noi avere la capacità di annientarlo. Annientarlo in senso positivo vuol dire domarlo. Domarlo cosa significa? Significa
avere a disposizione tutta l'energia del desiderio, controllare il desiderio, domarlo, renderlo, diciamo, disponibile, è quello che ci consente di, creare rapidamente, direi quasi istantaneamente, un'alleanza con la nostra sfera emotiva e quindi, creare un'armonia interiore, quell'armonia interiore che è, come dire, inevitabile, che dobbiamo sicuramente riuscire ad acquisire ogni volta che vogliamo, un saluto e un bacio anche a Roberta, ogni volta che vogliamo, vivere bene, ogni volta che vogliamo comunque sia vincere la guerra, perché noi possiamo perdere tante battaglie, ma la guerra abbiamo la possibilità di vincerla e possiamo vincerla soltanto se affrontiamo i nostri demoni interiori, affrontarli quando vengono fuori fondamentalmente, non lasciarci soggiogare da essi, perché ogni volta che noi siamo coinvolti, siamo innamorati, tra virgolette, ma non corrisposti, abbiamo un demone interiore che viene fuori, fondamentalmente. Questo è un demone interiore. Il desiderio si trasforma, diciamo, in un meccanismo di offesa verso noi stessi, verso la nostra dignità. Quindi la capacità vera, di gestione delle proprie emozioni è quella di domare il desiderio. E possiamo farlo, diciamo, sfruttando proprio l'energia che il desiderio stesso ci mette a disposizione. Approfondirò questo tema, ripeto, mi fate passare lo spot, venerdì 28 ottobre a Torino, all'Educatore della Provvidenza, alle 20:45. Chi fosse interessato al seminario può contattarmi al 333 15 11 703 e le info le trovo nel box. Comunque, questo è veramente importante, è veramente diciamo, un salto quantico nella gestione delle relazioni, perché solitamente, saluto anche Rossana, perché solitamente nella gestione delle relazioni noi ci lasciamo soggiogare. Quando siamo eccessivamente coinvolti senza essere ricambiati, tendiamo a lasciarci dominare dal demone interiore. Non è tanto l'altra persona che ci domina, perché l'altra persona in realtà è solo uno specchio fondamentalmente di quello che capita nella nostra vita. Siamo noi che deleghiamo, diciamo, fondamentalmente potere a quest'altra persona. E il potere sta soltanto nella mente, non sta nei fatti. Quindi, imparare questo ci consente veramente di riuscire a essere felici comunque, perché questo è il nostro obiettivo, perché, come dire, le miniere sono tante, se quella che stiamo scavando non è la miniera giusta, dovremmo trovare altre miniere che potrebbero sicuramente darci dei risultati diversi, coltivare delle miniere dove è presente una vena d'oro, perché spesso noi stiamo a scavare delle miniere dove l'oro non c'è e quindi non si può immettere l'oro dove non c'è, potremmo scavare, arrivare fino al centro della terra, ma non troveremo nulla. E soltanto quindi questa capacità, che è una capacità di fatto mentale, perché tutto avviene nella nostra mente. Come il desiderio si accende all'interno della nostra mente, il desiderio si può spegnere all'interno della nostra mente. Più che spegnersi, si può trasformare in qualcosa d'altro. Quindi deve diventare il desiderio di dominare i propri desideri. Ecco, questa è la chiave di volta, il salto quantico nella gestione delle relazioni. E questo può dare un forte appagamento emotivo, anche un appagamento emotivo che può andare a lungo termine. Bisogna riflettere su questo perché è veramente basilare, è veramente importante. Chi fosse interessato ad approfondire il tema e anche altri temi, perché tratterò in questo seminario anche la comunicazione seduttiva per far innamorare, però possiamo far innamorare soltanto se siamo innamorati di noi stessi, altrimenti sarà veramente difficile farlo. Quindi, affrontiamo i nostri demoni interiori, domiamo i nostri demoni interiori e la capacità di domare i nostri demoni interiori ci darà un piacere che durerà nel tempo. Quindi do appuntamento a tutti a Torino, a chi fosse interessato, venerdì 28 ottobre alle 20:45 all'Educatore della Provvidenza in corso Trento 13. Ciao a tutti.